Ciao a tutti, in questo ciclo legato al tema della finanza vorrei concludere, almeno in questo giro, a un tema che mi porta indietro nel tempo, mi fa ricordare degli imprenditori di una volta che sicuramente avevano una visione del mondo completamente diversa. Allora, se noi pensiamo a Olivetti, che oltre ad essere un genio e un visionario, un certo livello, lui era anche una persona che pensava veramente al proprio territorio, pensava veramente ai propri dipendenti, pensava veramente alla crescita dell'Italia nel mondo, nel campo di allora, delle macchine calcolatrici, poi dei primi computer e roba di questo genere. Era un modo di pensare che proviamo a immaginarlo oggi rispetto a quello che possono essere gli obiettivi aziendali della Apple, che è una delle aziende per le quali io uso la maggior parte degli strumenti informatici. Cosa ha fatto la Apple? A parte il fatto che chi l'ha creata è stato Steve Jobs con una sua visione, ma guardate che lo stesso Steve Jobs era stato spietato, cioè non era una persona facile, eh? Allora, cellulari iPhone, dov'è che vengono prodotti? Ma non vengono mica prodotti in America, eh? Vengono prodotti in Cina. Allora, anche da questo punto di vista, la Apple, che può essere considerata una delle aziende americane più importanti del mondo, eccetera, eccetera, però non ha mai guardato da un punto di vista del fatto che sia negli Stati Uniti d'America. Non fregava assolutamente niente, interessava solo e esclusivamente produrre in un posto dove la manodopera costava un decimo di quello che poteva costare in America. E anche questa è una sorta di finanza, non è più una sorta di azienda industriale che vuole fare il bene del proprio. Allora voi mi direte, ma tu sei un po' fissato con questa storia della nazione, del territorio. Sì, sono molto fissato. Io nel mio piccolo ho sempre pensato di lavorare per la mia azienda, per il mio territorio, per la mia regione, poi per la mia Italia. Però in questo ordine, azienda, territorio, regione, Italia. E non solo esclusivamente per ottenere dei risultati miei personali, ma con una visione che doveva salvaguardare le persone che lavoravano con me e allo stesso tempo il territorio per il quale io c'ero nato. Ciao, ci vediamo alla prossima.